Guardate, sarò impopolare, poi me lo direte voi nei commenti, ma secondo me ci è andata bene. Lo diciamo? Mi sembra un aggiornamento 5.2 tranquillo, non c'è traccia di Mavuika, per fortuna, e quindi siamo liberissimi di prenderci quella bomba di Shilonen e magari di rilassarci un po'. Ora, i fan di Chaska e Ororon vorranno la mia testa, ma io l'ho detto, parliamo del drip market, del futuro aggiornamento 5.2 di Genshin Impact. Sigla! Buon salve sia ai vecchi che ai nuovi visitatori del canale. Io sono Jul, struccata, acconciata da cani, ma è un momento in cui la salute manca. Magari ora che manca la salute otterrò il potere di vincere i 50-50, vedremo. E nel video di oggi, come di rito, voglio spendere qualche parolina sul drip market, cioè sugli spoiler ufficiali, chiamiamoli così, sulle prime immagini promozionali ufficiali dei futuri personaggi evocabili di Genshin Impact. Torniamo ad avere un aggiornamento di gioco con due personaggi nuovi mostrati. Al solito ho atteso 40 minuti prima di registrare questo video, quindi so per certo che non aggiungeranno altri personaggi e i due personaggi annunciati che già conosciamo e che dovreste conoscere anche voi che mi state ascoltando, se avete completato i primi atti dell'Hero Conquest di Natlan, sono Chaska e Ororon. Ororon è stato mostrato nel trailer iniziale di Natlan, si è parlato di lui. Abbiamo visto che sarà presente nella trama della 5.1 che uscirà tra un paio di giorni. Sebbene non l'abbiamo ancora direttamente visto in gioco, anche lui già lo conoscevamo, mentre Chaska è stata protagonista integrale della trama di inizio Natlan e lo sarà anche nei prossimi aggiornamenti, perché già, diciamo, si può presumere, senza troppo rischio di spoiler, che Chaska sarà uno degli eroi prescelti di Natlan, che ricordo saranno uno a tribù. Saranno praticamente tutti dei 5 stelle, o almeno così ipotizzo, e Chaska sembrerebbe essere un'ottima candidata a fare l'eroina della sua tribù, che ancora non abbiamo visto in gioco, anche se i sauridi di tutte le tribù si possono già vedere, soprattutto tramite un'animazione di Kinich, e lei secondo me è abbinata al sauride che sembra una specie di pavoncello, quello volante. E il fatto che secondo me sia abbinata a un sauride volante è anche, diciamo, adatto al suo elemento, perché la signorina è di elemento anemo. Sappiamo anche la sua arma, perché viene mostrata chiaramente durante l'Hero Conquest ed è l'arco. E anche la rarità, come già detto, secondo me si può dedurre molto facilmente, ovvero Chaska sarà la 5 stelle della 5.2. 5 stelle, Chaska, elemento animo e arco come arma. È il secondo personaggio di elemento animo con arco a 5 stelle, seconda al nostro carissimo Arconte Animo 20. Visto che, spoiler, secondo me la 5 stelle sarà solo lei, mentre Ororon non sarà 5 stelle ma 4 stelle, anche perché non è che possiamo avere solo dei 5 stelle su via, iniziamo parlando di lei? Allora, iniziamo un po' dalla lore e poi, come di rito, vi leggo un po' di righe che prendo dalla traduzione italiana ufficiale di tutte le informazioni pubblicate su di lei e su Ororon. Utilizzo Facebook, che non vi mostro per evitare problematiche di monetizzazione. E di Chaska vi dico che si chiama Chaska. Wow, titolo Mediatrice Celeste, Pacificatrice di Tlalocan. Visione animo e costellazione Vultur Griffus, tutta legata a quest'idea dell'uccello, un po' dello sparviero, no? Del falco. Anche la sua estetica mi ricorda molto quello, diciamo dal torso in su, perché dall'ombelico in giù io non ho mai visto un falco in mutande, ma questa è un'altra storia, ne parleremo dopo. Allora, vi leggo un trafiletto che è una dichiarazione sincera in merito all'accordo di riconciliazione rilasciata da due capi dopo un conflitto tribale. Comprendiamo profondamente l'imprudenza e l'incoscienza delle nostre recenti azioni e accettiamo di mettere da parte le nostre differenze per andare avanti di comune accordo. Questa dichiarazione è stata fatta di nostra spontanea volontà e senza alcuna obiezione. Inoltre, vorremmo esprimere la nostra gratitudine alla pacificatrice per il suo eccezionale contributo nel facilitare la riconciliazione. Lei è letteralmente l'amica che quando andavi al liceo o alle scuole medie veniva a risolvere le risse prima che qualcuno si ritrovasse con un braccio rotto. Fantastica la nostra Chaska mediatrice, l'amica che tutti vorremmo. E poi vi leggo anche un
alcuni estratti della descrizione più lunga del personaggio. Questa bambina è senza speranza. Naturalmente neanche io posso accettare una cosa simile, ma ti supplico, arrenditi. Questo è stato il primo conflitto con cui ha avuto a che fare Chaska da quando è nata. E che cos'ha che non va questa bambina? È stata allevata da un cucusauro o qualcosa del genere? Non c'è da stupirsi che sia così selvaggia. Spoiler, parlano di lei. Perché noi già sappiamo, sempre dall'Arconquest, che Chaska è stata adottata ed è stata cresciuta da dei sauridi specifici di Natlan. È praticamente una sorta di Tarzanina, che fa un po' ridere perché abbiamo appena pullato Tarzanone, che è Kinich, adesso arriva anche Tarzanina. E sebbene abbia un ricordo sbiadito della sua infanzia, Chaska ricorda ancora tutte le emozioni che le avevano suscitato queste parole. Delusione, dolore, risentimento, frustrazione. Quando le persone sono travolte da mille emozioni, si ritrovano coinvolte in conflitti. Ma i conflitti possono essere risolti. Basta solo una piccola svolta. E questo è un pezzettino, appunto, delle prime anticipazioni di Chaska. Il resto, come di rito, vi invito ad andarlo a leggere voi stessi sulla pagina Facebook. Poi non so se pubblicano anche sull'Oioverse, non credo. In ogni caso trovate tutto online gratuitamente. Adesso vi dico che cosa ne penso di Chaska come personaggio, vi commento il suo abbinamento di arma e elemento, insomma parliamo un po' di lei. Allora, vi dico subito che esteticamente è un personaggio che ho apprezzato di più avendola vista nella trama rispetto che nel trailer di presentazione. In che senso? Quando viene mostrata nel trailer di Natlan, che tra l'altro ho reactato, quindi lo trovate anche sul mio canale YouTube, non mi aveva dato un'impressione così incredibile, perché a livello di design non la trovo niente di che. Non è brutta, ok? È un buon design quello di Chaska. Per mia opinione personale non è un design che mi fa volare. E visto che adesso io a Natlan non evocherò più per tutti i personaggi per forza, andrò solo da quelli che sono i miei preferiti o per le eccezioni tipo Shilonen, lei è un personaggio che sinceramente salterei senza grosse remore. Allora, design. I capelli mi piacciono tantissimo. Ha questo bel rosso bordeaux che è veramente stupendo, bellissimo. Poi mi piace il fatto che quando è al sole sono più rossi accesi, esteticamente non le puoi dire molto. Adoro come le hanno animato il viso anche in gioco, gli occhi sono pazzeschi, il make-up è pazzesco. Tra lei e Shilonen, a livello di make-up, Genshin ha fatto dei passi da gigante con l'arrivo di Natlan. Il look c'è. È bello il fatto che abbia questa specie di sciarpa che si ricollega un po' alla parte dietro della maglia, sì, diciamo che è una maglia. Mi piacciono i guanti, mi piacciono le decorazioni a livello di gioielli, mi piacciono un sacco gli orecchini. Le orecchie a punta sono molto particolari e mi auguro che ci dicano qualcosa in più sulla sua origine. Il cappello è la parte più forte del design. Un po' mi ricorda Clorinde, ma perché mi ricorda più Lady Maria di Bloodborne che Clorinde. È un tipo di cappello che mi piace molto. La parte, la tesa in avanti, mi ricorda molto il becco di un falco. E io sono una grande amante del mondo dei volatili, in particolare dei rapaci. Quindi questo è sicuramente un pregio. Io lo so che sono banale, ragazzi, e come al solito metto le mani avanti dicendovi che è la mia opinione personale, io non sono nessuno, non giudico assolutamente chi magari apprezza Chaska o chi ha gusti diversi dai miei, mi limito in questi video a darvi le mie opinioni sincere. Io mi sto un po' rompendo le balle dei personaggi che sono nudi a caso, cioè lei per me non ha una motivazione al mondo per avere mezza chiappa di fuori. Non mi piace proprio il design della parte bassa, nel senso, il pantaloncino non è un problema, ma non capisco perché fare una gamba sì o una no. A parte che questa cosa del una gamba sì e una no, io vi ho detto in un sacco di video reazione che è un tipo di look che a me non dispiace. A me piace la simmetria sia nella parte superiore che nella parte inferiore, però miei cari di Oioverse, non possiamo mettere asimmetria in tutti i cacchio di personaggi che escono. Cioè, appena un personaggio un pochino più legato, diciamo, all'essere un selvaggio, non lo so, ad essere meno tangibile, eccetera eccetera, via con la simmetria. Un pantalone, l'altro senza pantalone, un guanto sì, un guanto no, e basta. Lo so che è un design che piace molto, però c'è veramente poca originalità. La parte bassa di Chaska non mi dice niente. Non dico che l'avrei voluta con un gonnone lungo, no, lei sarebbe stata bene comunque in pantaloncini, però magari con degli stivali pari.
non lo so, con più accessorizzata, con delle cinture, così, è il classico pantalone che ti strizza il cosciotto, si vede tutto, boh. Non è colpa di Chaska, poverina, è che lo vediamo in continuazione sto pattern in tutti i giochi, in tutti i giochi Ioverse, in particolare nei due che tratto io, e mi sarei anche un po' rotta le scatole. La, diciamo, la cavallata di gamba ovviamente è bellissima, sexissima, lei è fantastica, diciamo che dall'ombelico in su mi piace molto, dall'ombelico in giù si può anche optare per qualche look diverso, carissimi di Ioverse. E poi che altro dire, Arco Anemo per me è attaccante di punta al 100%. Lo so che è strano, ragazzi, perché abbiamo iniziato con la 5.0 con già due attaccanti di punta, però c'è da dire che in 5.1 avevamo due supporti, un attaccante secondario e un attaccante di punta, quindi un mese intero in cui ci staccheremo dagli attaccanti di punta nuovi ce l'abbiamo, e quindi prevedo che sarà una sorta di, e poi spero di non portarle fortuna o sfortuna in base a quello che pensate voi, una sorta di io e mi animo. Ok? Ce la vedo a lavorare ovviamente sulle frecce, probabilmente sui colpi normali, oppure ancora alla Utao o alla Yoimiya, cioè abilità elementale, infondi le frecce di animo e poi spari. Avrà sicuramente qualche meccanica legata per l'appunto al danneggiare gli avversari con le frecce, anche perché l'idea che usi arco e frecce ci sta molto con il suo background, non c'è bisogno qua di fare il classico personaggio che sono un arco e poi usi l'abilità elementale, cha-chan! Doppio mitragliatore, addio, no, non c'è bisogno di fare questo, anche perché sennò proprio, andiamo proprio a prendere Clorinde pari pari. Mi aspetto, e devo dire che è un lato del suo futuro kit che mi interessa di più di quello che può fare in combattimento, che a livello di esplorazione abbia qualcosa legato all'aria, al volo, magari alle planate più veloci, tipo un sistema per cui lei si mette a planare, non so in che modo, e va più veloce, ci rende migliore l'esplorazione, tipo sfruttando delle correnti di vento, quindi un'esplorazione legata all'aria sarebbe molto carino. Da questo punto di vista penso che mi pentirò di non evocarla, perché io amo il volo, amo volare, e quello che farà Chaska dubito che lo faranno altri personaggi, a meno che non esca un 4 stelle della sua stessa tribù, speriamo. In ogni caso sì, essendo un attaccante di punta al solito, ma ci saranno molti video in cui potremo parlarne, dipende molto da cosa vi serve, dai vostri account. Io confesso che di attaccanti di punta animo al momento che amo ci sarebbe Vagabondo, che non mi dispiace, però richiede un investimento abbastanza importante, può essere utile secondo me in molti account, a meno chiaramente a chi ha investito magari in una Shanyun per Xiao, e questo è quanto. È un personaggio che non mi dispiace, c'è, cosa gli ho dato, 7 credo nel video iniziale di Natlan, guardate adesso dai, magari un 7.5 glielo posso anche dare, non è sicuramente un personaggio che arriva all'8 per mio gusto personale. Andiamo dal maschiulo, anche perché di maschiuli al momento ne abbiamo visti veramente pochi. Allora, io taglio subito la testa al toro, ragazzi, poi mi direte nei commenti se siete d'accordo con me o no. Lui è la fusione di Mozza di Honkai Star Rail, vi metto adesso l'immagine di questo 4 stelle che tra l'altro è uscito relativamente da poco tempo e che ha proprio, mi ricordo anche la posa di Mozza, che deve avere un braccio, no, sta andando avanti con le braccia così, però come look me lo ricorda molto, forse il modo di mettere i piedi, non lo so, è la fusione di Mozza di Honkai Star Rail e Volug di Fire Emblem Radiant Dawn. Cioè, a me ricorda un botto Volug, ma perché? Ma per il fatto che c'ha l'orecchietta tipo da, che poi secondo me non è un'orecchietta da lupo, e stiamo molto attenti, perché quando l'ho visto ho detto questo è un lupo, no, perché dopo vi leggo la sua costellazione, questo è un pipistrallo, ragazzi, è un pipistrunzus. E tra l'altro anche qua, ve lo devo dire, c'è un sauride che ricorda molto un pipistrello, e secondo me lui viene dalla tribù dei Batman. Li chiameremo gli uomini pipistrelli, ok? Quindi mi ricorda Volug, ma so perfettamente che non è un lupo, ma è un pipistrello. Carino anche il fatto che abbia l'eterocromia. È un'eterocromia che mi piace meno a livello di colore rispetto a Candace. Rosa più azzurrino, un po' così. Chiaramente, e questo lo dico anche di Chaska, perché prima mi sono dimenticata, apprezzo il fatto che entrambi non abbiano tantissimi riferimenti al loro elemento nell'outfit, perché Chaska non è un pugno verde, come Ororon non è un pugno viola, perché è confermato che Ororon sarà un 4 stelle. Vi leggo qualcosa su di lui. Eccoci qua. Allora, nome Ororon. Titolo Ombra del Vento della Notte. Bruce Wayne.
pipistrello velato di Mictlan, capite perché dico che è un pipistrello? Cioè, ce l'hanno presentato letteralmente, ci mancava solo Batman, è un pipistrello, ragazzi. Visione Electro, costellazione Vampirum Spectrum. È un pipistrello, probabilmente non ve l'avevo ancora detto in questo video, ve lo ridico adesso. Allora, questa descrizione di Ororon, orecchie aperte, miei cari amici pipistrelli, c'è detta da Ifa. Ifa è un altro personaggio di Natlan che è presente nelle line di alcuni personaggi, quindi sarà evocabile anche lei. È un piccolo teaser di un futuro personaggio. Ifa ci dice: quel tipo è ancora più testardo del più intrattabile dei pazienti. Dopo che si è messo in testa qualcosa è impossibile fargli cambiare idea. Ma non mi preoccuperei per lui, ha un modo tutto suo di pensare e dovrebbe cavarsela bene in questo mondo caotico. Immagino, visto che Ifa compila i suoi referti medici, quindi Ifa è tipo il dottore, che Ifa sia nella sua stessa tribù? Quindi forse Ifa sarà la 5 stelle della tribù dei pipistrelli? Vedremo, magari Ororon sarà 5 stelle, per me lui è 4 stelle, ragazzi, ma sicuro proprio. Ho dato un pugno alla scrivania, ignorate. Vi leggo anche un altro trafiletto. In un caldo pomeriggio una giovane si chiuse la porta di casa alle spalle e si voltò per salutare le piantine in cortile. Buon pomeriggio, ora devo uscire, spero che al mio ritorno sarete diventate più verdi, forza! Non molto tempo dopo fece ritorno insieme a un amico, al quale rivolse un avvertimento mentre passavano accanto al grande albero d'ingresso. Ultimamente le radici di grande pigna sono cresciute a dismisura, attento a non inciampare. Natlan è una terra straordinaria e il dottor Ifa... Oddio raga, Ifa è un uomo. Niente, scusate, io ero convinta che fosse una donna. No, Ifa è un uomo. Allora Ifa, quello... Allora ci sarà un 5 stelle, dai, questo dottor Ifa, speriamo. Dottor House, ci salvi lei. Niente, Ifa è un uomo, scusate. Nato e cresciuto qui, era ormai abituato ai discorsi insoliti di Ororon. Si ricordò che una volta un'alpaca di nome Piccola Pigna andò a sbattere contro questo albero. Anch'io voglio chiamare il mio gatto Piccola Pigna. Quindi forse era per quello che Ororon lo chiamò Grande Pigna. Non è nemmeno un pino, pensò Ifa fra sé e sé senza chiedere altro. No, è un 4 stelle, raga. Allora, lui è tipo... Il coinquilino di questo Ifa, di dottor Ifa, che già mi sta simpatico perché a me piace Baizu, che è un farmacista. Io voglio l'evento dedicato ai dottori, datemi l'evento con Ifa e Baizu. E quindi niente, tornando a Ororon, per me è un 4 stelle, ha un design da 4 stelle, non possono essere tutti a 5 stelle a Natlan, e se devo scegliere un 5 stelle tra lui e Chaska, decisamente Chaska. L'arma non si sa, io faccio anche fatica a prevederla, ragazzi, soprattutto perché dobbiamo considerare che in futuro uscirà anche Yansan, secondo me altra campionessa di Natlan, e Yansan sarà a 5 stelle. Adesso che lui è a 4 stelle, Yansan per me è praticamente confermata a 5 stelle. Ipotizzo? La sparo, ragazzi, è appena uscita la Clorindella, che era una spada. Secondo me lui è... Allora, Arco Electro ne abbiamo già troppi. Fiscellina, Sarotta, basta. Lui dico Tomo Electro, ragazzi, Tomo Electro, come Yaemiko e Lisona. Dico Tomo Electro e mi sbilancio, secondo me lui cura. Siamo tutti d'accordo che un nuovo curatore Electro, magari buffer e non curatore puro, magari un ibrido tra Sara e Cookie. Lo so che ci sono tanti curatori Electro, ragazzi, però magari un altro, o forse sarà il tanto ricercato Scudo Electro? Finalmente uno Scudo Electro, quindi potrebbe rivaleggiare con Beido? Chi lo sa, chi lo sa. Speriamo sia meglio di Setos, perché Setos, francamente, a distanza di qualche mese, vi posso dire che è stato forse uno dei 4 stelle meno interessanti in generale dell'era Fontaine. Povero Setos. E niente, esteticamente non mi dice molto. Cioè, i jeans erano quelli che mi mettevo io alle medie quando ascoltavo i Linkin Park. Li ascolto anche adesso i Linkin Park. Non era un dissing al gruppo, però strappati, attillati. Abbiamo gli scarponi con le cinghie. Abbiamo un'aria estremamente edgy, mac-edgy, degna di Bruce Wayne. Abbiamo questa specie di mantellazzo che ricorda le ali di un pipistrello. Abbiamo i tatuaggi. Sembrerebbe il classico personaggio nato in mezzo all'oscurità, amante dell'oscurità, viva l'oscurità. Vedremo che cosa farà Ororon. L'abbiamo visto insieme a Capitano nel trailer di presentazione di Natlan, che non è esattamente un buonissimo segno per la nostra Mavuika e company. Abbiamo anche visto che parlerà con noi e che a quanto pare è un infiltrato, quindi scopriremo qualcosa di lui prima che esca.
Al momento vi dico che esattamente come Chaska, anche lui non è che mi fa volare. Il che è un bene, ragazzi, perché io starei anche aspettando la rerun di un certo Risley, lo conoscete, ecco, che non esce tipo da un anno e passa. Quindi il fatto che sia una patch per me è un pochino più tranquilla, perché né Chaska né Ororon sono personaggi che mi fanno battere il corazon, è un bene. E però voglio assolutamente sapere se invece per voi è diverso. A voi questi due il corazon lo fanno battere? Cosa ne pensate dei design? Cosa ne pensate dei loro kit? Secondo voi cosa potrebbero fare? Quali sono le vostre speranze? Chi lo sa? Avete magari anche qualche idea per le rerun? Per i personaggi che potrebbero tornare con loro? Qui abbiamo 3 5 stelle. Ammesso e non concesso che Ororon, come dico io, sia un 4 stelle. Fatemi anche sapere se invece secondo voi è un 5 stelle. Insomma, dite la vostra. Al solito, se volete parlare di informazioni che avete letto online, non ufficiali, mettete la dicitura spoiler, per favore. Tutelate gli utenti che, come me, non seguono i leak. E io direi di aver parlato abbastanza, ragazzi. Adesso non vedo l'ora di sapere la vostra su YouTube. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Drip Market, di Chaska e di Ororon, per chi evocherete, se evocherete, insomma, dite la vostra che io ho detto la mia. E da Giulia è tutto, un saluto, buona fortuna al solito, e ci vediamo nei prossimi video dedicati a Genshin Impact e più nello specifico ai prossimi video dedicati al Drip Market. Ciao!